collaborazione con Ancora una volta siamo pronti a questo, ma purtroppo non è pronta la moto di Michele Cervellin. Problemi elettrici, penso, da come sta lavorando sui connettori Denis Gobin. È stata la giornata... Allora, innanzitutto benvenuti, ben ritrovati. Ben ritrovato a Michele Fanton. Ciao Michi. Ciao e buona visione a tutti i telespettatori. E allora, dicevo, noi siamo pronti a questo, ma c'è un connettore che non dà la scarica giusta. C'è Denis che sta facendo del suo meglio, soffiando con... Guarda, si è anche sgarrato una mano, ma il lavoro del meccanico è anche questo, cercare di porre rimedio a situazioni improvvise. Uno controlla tutto, fa... che osserva che tutto sia in regola, ma poi purtroppo arriva all'inconveniente. Allora, noi seguiamo con apprensione quello che è capitato alla moto di Michele. La centralina è connessa e collegata con un connettore che evidentemente è andato in tilt. Le moto sono state lavate, ma sicuramente è stata riavviata, come sempre si fa, Michele. Ma indubbiamente i meccanici prima di portare la moto al parco chiuso la riaccendono, la provano e evidentemente tutto funzionava. Poi qualche problema tecnico che adesso andremo a vedere cosa fa. Adesso Denis addirittura smonta la sella e vede che magari il connettore della centralina sia a posto, però sono veramente momenti veramente concitati. Il pilota in questi momenti è veramente, l'adrenalina va a mille. E qui esce fuori, addirittura mandano via la telecamera perché ci sono evidentemente dei segreti in HRC che non devono essere svelati. E vabbè, è naturale, tutto che sia in Formula 1 sono coperte le macchine, per cui ci sta. E allora, qui c'è invece il replay di quello che è accaduto nelle gare che abbiamo seguito, le gare della MX1 in questo caso, con la prima manche, se non vado errato, sì, perché c'è Nicola Recchia che sta lottando con David Philippars. Nicola Recchia, che è un tuo ragazzo. Sì, il mio ragazzo che sto seguendo praticamente quasi tutti i giorni in questa stagione. Ha avuto qualche problemino, adesso si sta riattivando e cercheremo di portarlo ai soliti livelli che erano l'anno scorso e cercare di migliorarlo. Sicuramente il feeling con la moto non è ancora al 100%, però pian pianino stiamo tornando ai suoi livelli e speriamo che per arco di tornare, non dico al 100%, ma almeno all'80%. All'80% non sarebbe male, perché lo scorso anno aveva un bel passo. Allora, intanto qui il primo colpo di scena dei tanti di questa giornata che abbiamo seguito parzialmente. Le gare 1 erano in diretta Facebook sulla pagina Sport Television e come sempre, quindi un'ulteriore possibilità per avere il motocross a casa nostra, vostra. Qui la vittoria in gara 1 del Lupo, mentre c'è un volto nuovo parzialmente, perché Lorenzo Graziotti che entra nel vivo delle dirette va a sentire i responsabili dello spettacolo. E con Ivo Monticelli, ma no, ancora vedo che c'è qualche problema forse di collegamento, quindi noi andiamo avanti, dicevo, con una gara che si prevediamo sia altrettanto bella e divertente. Gara 2 MX1, quella che abbiamo seguito commentandola anche, e la partenza ancora una volta concitata, confusa, il Lupo che si era toccato quasi a cadere, mentre sono caduti in questo caso il 307 Fattore ed un altro pilota che non sono riuscito ad individuare. La bagarre, la lotta con Matteo Bonini che va a recuperare subito chi era partito bene, vale a dire Francesco Muratori, poi gradualmente ha perso posizioni, ma si è comunque comportato bene il pilota
protagonista della Over 21 e si è comportato benissimo, come meglio non poteva fare Alessandro Lupino. Beh, Alessandro Lupino, come abbiamo visto nell'immagine, era partito veramente molto indietro alla prima curva, spallate a destra e a manca, poi pian pianino ha trovato il suo ritmo, come abbiamo visto poi nell'intervista aveva paura di non riuscire a recuperare, ma era talmente il livello suo più alto rispetto ai suoi avversari che in pochi giri si è portato davanti, poi ha allungato ed ha vinto veramente con tranquillità. Infatti gli ho detto, sono andato a trovarlo nella pausa, gli ho detto: Lupo, vedi di partire sempre non bene, almeno ci fai più divertire di più, perché seguire le tue gare quando parti al comando e vai via è monotono, invece oggi ci ha dato materiale su cui lavorare e questo è importante. Naturalmente scherzo, però se poi vince comunque non ci dispiace assolutamente, naturalmente. Allora, qui la sua rimonta che continua, l'entrata a sorpresa su Mallé, l'entrata più tranquilla, diciamo così, su un David che poi ci ha spiegato il perché del suo rallentamento. La moto una l'ha fatta fuori in gara 1 e l'abbiamo vista, questa qua ha detto iniziava a fare dei rumori non troppo tranquillizzanti, ha detto visto che c'è poi ancora la supercampione e di moto non ne ho più, volevo finire nel migliore dei modi per potermi giocare poi la supercampione, che è quella tra l'altro più appetibile, non solo per i punti che sono pochi, ma per il montepremi che fa piacere ai piloti, è più interessante per loro. E comunque Davide, alla base della sua grande esperienza, giustamente ha rallentato il suo ritmo, tanto un bel secondo posto, sono sempre punti importanti anche per la visione del campionato e comunque per risparmiare la moto. E allora inizia il giro di lo schieramento, ma mi sembra che Cervellini abbia risolto i problemi, la sua moto non è lì, non stanno lavorando più, quindi evidentemente Dennis è riuscito tra virgolette nel miracolo, perché probabilmente ci auguriamo sia riuscito a schierare la sua moto. E inizia lo schieramento con i migliori della MX1, perché il regolamento dello schieramento prevede che si schierino prima i 20 piloti della MX2 sfavoriti tra virgolette per la minor potenza, poi i 20 della MX1, quindi li abbiamo visto sfilare tutti, abbiamo visto inquadrati quelli che sono stati protagonisti e che vorranno anche esserli nella gara che sta partendo. Non abbiamo parlato molto di tecnica, sospensioni, taratura, gomme, naturalmente qui gomma da sabbia perché il terreno è fresatissimo e un leggero sabbiolino c'è, quindi le gomme indicate sono quelle per la sabbia. Esatto, anche perché comunque il terreno è stato talmente lavorato che è molto morbido, per cui c'è un'aderenza veramente totale da parte della gomma, le moto riescono a scaricare completamente tutta la potenza, per cui ci vuole una gomma che abbia un bel grip per tenere a bada tutti i cavalli. Poi naturalmente anche le sospensioni tarate tipo sabbia, per cui il posteriore è abbastanza soffice, con una forcella che vada ad attutire le grosse buche che naturalmente si formano prima di entrata delle curve nel canale. Esatto, in staccata, perché si formano questi gradini che mettono in difficoltà i piloti. Intanto eccolo, confermato lo schieramento, ma già era certo lo schieramento in partenza di Michele, miracolo segnato dal sangue, nelle mani di Dennis Gobin, quindi ancora una volta riuscito l'intervento del tecnico del HRC Martin Racing. Buon pubblico quest'oggi qui a Lamezia, una giornata nuvolosa, temperatura perfetta, quindi direi che le condizioni ci sono e c'erano tutte. Si danno un bel 5 Brian Toccacelli e Thomas Marini, due sammarinesi, amici, nemici in questo caso, visto che corrono uno contro l'altro nella supercampione, loro che hanno condiviso la maglia della propria nazione al motocross delle nazioni a Maggiora lo scorso anno. Si accendono i motori, il cartello dei 15 secondi al via sta per lasciare il posto tra brevi attimi nel rettilineo di partenza all'ultimo segnale, quello che aumenta la concentrazione al 110%, le forcelle sono tutte schiacciate, il cartello dei 5 secondi è esposto in questo momento, testa bassa, si guarda il movimento del meccanismo per percepirlo e va giù il cancello. All shot just one, protagonista in uscita, e all'interno forse Ivo Monticelli Ivo Monticelli, e questa è Recchia che invece cade, in salita. La gara di Nicola Recchia, sportellato in uscita dalla prima curva, Ivo Monticelli nonostante la seconda, David che già si gioca già un giolletto, David Filippers, dicevo, nonostante la MX2, la 250, ha preso il comando Ivo Monticelli.
determinatissimo. Determinatissimo e convintissimo, veramente dopo la seconda manche, dove abbiamo visto che veramente non ha mollato fino all'ultima curva per lottare per la vittoria. Adesso addirittura è partito davanti a tutti. Staremo a vedere il ritmo che riuscirà a mantenere per portare a casa anche questa super campione, ma dietro c'è Davide Philippe che e poi Alessandro Lupino in terza posizione. E invece non abbiamo visto ancora gli altri, ma lo scopriremo adesso fra qualche attimo. Furlotti, allora questo è Petrov, poi c'è una Kawasaki di Bertuzzo, ma questo il 267 dovrebbe essere Bersanelli, che ha attaccato il 197 Arbini, outsider sempre con il massimo rispetto, ne vediamo tanti là davanti. Cervellin direi che è intorno alla decima posizione, direi che intorno alla decima posizione Michi Cervellin, Ivo Monticelli là davanti, e qui ci si gioca l'onore e il portafoglio, perché c'è da arrivare nei primi per prendere il montepremi in palio per questi campionati italiani che viene assegnato nella super campione. E allora Ivo Monticelli scappa, qui direi che è importante fino a un certo punto la potenza del 450, come ci diceva David non ci sono grandi rettilini, però ci sono delle sezioni molto ritmate dove forse un po' di potenza in più del 450 aiuta. Sì, beh, indubbiamente, soprattutto nella zona del rettilineo dove c'è il terreno ancora molto molle, il 4,5 fa la differenza, ma però come vedo Monticelli sta guidando bello, sciolto, determinato, sta interpretando alla giusta maniera queste difficoltà che la pista oggi offre dopo questa grandissima fresatura e bagnatura. Però Davide non sta mollando, adesso voglio vedere anche Alessandro Lupino dietro, che abbiamo visto in questa giornata essere stato sempre il più veloce in pista, vediamo se sta attendendo qualche giro per poi sferrare gli attacchi. E probabilmente, perché c'è da studiare gli avversari, non bisogna sprecare le energie, cosa che invece sembrano stiano facendo, ma anche lui direi che è bello carico. E ora vedremo al secondo giro, intanto il primo attacco in uscita dalla curva, il 450 si fa vedere, come poi l'agilità forse del 2,5 di Ivo. Ora tenta un block pass che non forza però il numero 19 David Philippars, che va ora nuovamente all'attacco di Ivo Monticelli. Non sarà facile tenere dietro un campione per Ivo, ma conoscendolo, e ce l'ha dimostrato in gara 1 con l'attacco incredibile, scusate, ripeto l'aggettivo, che è riuscito a portare a Michele nell'ultimo giro, sicuramente cercherà di mettere tutto quello che ha per tenere dietro Davide e mantenere la prima posizione fino alla fine, anche se siamo solo all'inizio. Sì, ma indubbiamente, intanto vedo che però Lupino in questo ultimo passaggio ha perso qualche metro rispetto ai due davanti, ma sarà importante anche vedere come fisicamente reagiranno, perché dopo due belle manche da 25 più due giri, adesso farne altri 20 minuti più due giri è veramente provante anche a livello fisico, per cui staremo a vedere la preparazione di questi piloti. Intanto abbiamo visto Giorgio Marincioni, che oggi accompagna Ivo, dargli una bella carica, che un Petrov quarto, quinto Bonini, poi Bertuzzo, Croci, Arbini, Cervellin nono. Nona posizione per Michele Cervellin, quindi deve sicuramente recuperare, ma anche un po' il nervosismo di questa partenza concitata probabilmente, e là non ha avuto la possibilità di fare il giro di ricognizione, che è importante visto le condizioni del tracciato. Era determinante anche per vedere soprattutto le prime curve e rendersi conto di quanto era cambiata la pista dopo la sua manche. Intanto vediamo Davide che va all'attacco. Si sdraia nella curva Philippars. La curva Philippars questa volta non gli ha portato bene, ha esagerato e si è sdraiato. È anche questa, ora vedremo quanto tempo impiegherà, perché deve assolutamente ripartire velocemente. Grazie a Luca che ci ripropone questo errore, è entrato dentro, spalanca l'acceleratore, poi perde l'aderenza, ha piegato troppo e niente, è caduta. Conseguenze fisiche non ce ne sono, ma ora riavvierà anche lui, grazie al bottoncino magico, la sua 4,50, però la testa è persa, il gruppo di testa ormai è lontano perché stanno girando veloce e Lupo sarà sicuramente rinfrancato da questa visione che ha avuto davanti a sé. Beh, indubbiamente Lupo giustamente ha cercato di mantenere il suo ritmo senza cercare di sforzare subito la mano nei primi giri, anche per capire un po' la situazione della pista che si è evoluta dopo la manche che ha
vinto nella seconda punta manche. E sta temporeggiando. Ivo invece veramente è determinatissimo, sta spingendo dal primo passaggio, infatti sta girando nel passo di 1.44, però Lupino in quest'ultimo passaggio è dato 1.43, ha guadagnato un secondino, per cui andremo a vedere poi nel monitor se Lupino è in grado di raggiungere Ivo e poi superare. Invece Fabio, il tecnico di David, gli dice testa e focus, ma la testa ormai l'ha abbandonato, nel senso che sarà sicuramente ancora più arrabbiato per l'errore in cui è incappato. Malleu, un altro dei protagonisti, è ventesimo, e in tutto questo, per perderci in chiacchiere tra virgolette, no, Bonini, Matteo Bonini è quarta posizione, non lo avevamo citato e chiedo scusa. Philippe Hertz è ripartito in quinta posizione, per cui direi che è stato veloce a risalire, solo che già il suo gap con la testa è di ben 15 secondi, e visto che davanti non ci sono due scamorze ma ci sono Ivo Monticelli e Alessandro Lupino, non sarà facile andarla a prendere, ma di scamorze qui non ce ne sono. No, beh, indubbiamente ormai ha perso il treno per vincere questa manche, può ancora lottare per andare sul podio. Davide è un grande campione, per niente ha vinto il campionato del mondo in questa categoria, la MXGP, lui ha dalla sua parte grande esperienza, sa come affrontare ancora 15 minuti di gara più due giri. Indubbiamente davanti a un Petrov e un Bonini che a riguardo di esperienza ne hanno, anche se Petrov è molto giovane, però credo che Davide potrà raggiungere la terza posizione e tranquillamente. E attenzione, scusa Michele, ma c'è il Lupo che sta aumentando il ritmo, è l'ultimo giro 43-4, 44-2 invece per Ivo Monticelli, anzi 43-1, ha migliorato ulteriormente in questo ultimo passaggio, giro record assoluto in gara fino a questo momento per Ale Lupino, e direi che lo vediamo perché ha guadagnato un secondo netto e anche qualcosina in più. E attenzione perché Philippe Hertz ha già avuto la meglio nei confronti, e lo vediamo sempre grazie a MGM Timing, il nostro monitor di servizio, ma lo potete anche voi vedere sul live timing della pagina, e ora ce lo mostra anche la grafica con Philippe Hertz quarto alle spalle di Petrov, che penso sarà facile preda del nostro pilota, anche se tra i due ci sono ancora 5 secondi, ma penso che David possa quanto prima andare all'attacco. Cervellini intanto in settima posizione, è risalito settimo, ottavo Croci, cercavo intanto Tropepe che è dodicesimo, Furlotti ancora una brutta partenza per Simone Furlotti, quattordicesimo, ancora più indietro e Forato che è sedicesimo, poi Mallè ventesimo, ventunesimo De Bortoli, Israele ventiquattresimo, peccato per anche la ventiseiesima posizione di Nicola Recchia, ma se cadi in partenza o ti tocchi o perdi tempo, questo è il risultato. E tanto vai Lorenzo. Ok, ci siamo Rizzo, sono qua con Daniele Scoccia. Allora Daniele, naturalmente team manager di DB, Pierfilippo Bertuzzo, una gara di Pippo, in gara 1 un po' male, in gara 2 ha migliorato e ora c'è la supercampione con Cervellini che attacca. Sì dai, non ci possiamo lamentare, due sesti sia nella prima che nella seconda manche, adesso sta lottando anche adesso per la sesta posizione, ha un buon ritmo. La gara è ancora lunga, speriamo bene, dai. Domande da studio? No, tranquillo, perché c'è una fase, grazie a Lorenzo, grazie a Daniele Scoccia, dicevo non ci sono domande perché c'è una fase importante, c'è Lupino già vicinissimo a Ivo Monticelli e dietro c'è ancora intanto nel frattempo Cervellin ha avuto la meglio nei confronti proprio di Bertuzzo. E dicevo c'è una fase importante da seguire là davanti perché Lupino sta arrivando velocemente alle spalle di Ivo Monticelli, mentre Philippe Hertz ha qualche secondo da recuperare ancora nei confronti di Petrov con 6, anzi attenzione è salito il distacco di Petrov su David, infatti è girato a 49 contro il 48, il ragazzino bulgaro spinge, ma lui ha anche una grande esperienza, lo ricordiamo campione degli internazionali d'Italia 125, poi come ho detto nella scorsa diretta aveva smesso per problemi familiari, mettiamola così, poi ha ritrovato la voglia e la possibilità di correre e lo sta facendo, pilota d'esperienza seppur giovanissimo. David, una volta che si è liberato
di Bonini, e intanto Lorenzo ancora in pit lane. Vai Lorenzo. E ci siamo, sono qua con il team manager di Michele Cervellin, Maurizio Martin. Allora ci siamo, Michele che ha avuto qualche problemino alla via di questa supercampione. Sì, abbiamo tutt'oggi che rincorriamo un po' perché abbiamo avuto un problema all'inizio, durante la prima manche. Michele è caduto e metto un po' in disordine, siamo sempre stati di rincorsa e purtroppo anche oggi nel supercampione per sistemare la moto abbiamo fatto un errore e ci siamo dimenticati semplicemente la carta all'interno del filtro, perciò capita purtroppo, di corsa è successo. Capita anche a migliore. Guarda, era da anni che non succedeva, è successo oggi. Ok. Allora, sì. Vabbè, un errore da cadetto anche per i tecnici, ci sta, anche loro lavorano sotto pressione tutto velocemente e anche riconoscere i propri errori e metterli in piazza. E vabbè, meglio così che sia riuscito a partire, e direi che è partito con la grinta giusta perché ora va all'attacco, lì lo vediamo in fondo. Va all'attacco di Matteo Bonini con David Philippers, l'attacco riuscito da parte di Michele che va a guadagnare così facendo la quinta posizione. Lì davanti David invece, a cui facevo riferimento prima, non riesce a recuperare su Ivan Petrov, mentre ancora il monitor ci ha dato davanti Ivo Monticelli con soli 7 decimi di vantaggio, quindi si sta accendendo la lotta per il vertice, ma si è acceso e come dopo il problemino, la molla che si è scattata, si è accesa il Michele Cervellini che ora ormai è pronto direi per attaccare Philippers. Vai Lorenzo nuovamente dal pit lane. Oh, come dire, la prima aspetta, scusa Riccio, perché un attimino qua con me Federica, volevo dire due cose con Federica. Alessandro Lupino sta andando molto forte, te sei la moglie. Cosa, che consigli dai prima di entrare in gara? Semplicemente di entrare e divertirsi. Sappiamo che è uno sport difficile, ci sono sempre mille variabili in gioco e l'importante comunque è sempre dare il massimo ogni entrata. Ecco. Ok, allora continua a seguire il tuo amore. Volevo dire la prima tifosa, Riccio, mi sono un po' incantato, scusa. Vabbè dai, pagherai dopo la cena, non c'è problema per scusarti. E allora andiamo a vedere, ormai sembra che allora segui i consigli di Federica, il nostro lupo, perché si sta divertendo, ma si sta divertendo anche il leader Ivo Monticelli. Vedremo se riuscirà a tenere dietro, direi che fino adesso se la sta cavando bene, seppur un po' più lento nel giro più veloce, riesce a tenere testa ad Ale Lupino che non sappiamo se stia non giocando ma stia attendendo il momento più opportuno per attaccare. Una sgrebata involontaria direi sulla prima wave, Michele. Sì, beh, comunque indubbiamente Alex sta usando un po' l'astuzia, sta monitorando un po' quello che sta facendo Ivo Monticelli, sa che comunque magari fisicamente lui ha qualcosina in più, aspetterà qualche giro per affrontare un sorpasso senza fare errori, senza magari ostruirsi uno con l'altro, perché comunque Alessandro mi sembra più determinato, anche se Ivo lo vedo veramente, sì, veramente in forma. E direi di sì, perché sta tenendo botta, il lupo lo segue con attenzione, ma Ivo è concentratissimo, la guida sempre nervosa, spettacolare di Ivo Monticelli, sempre sembra che ci sia qualcuno che lo tiene su per la collottola, ma ci fa prendere degli spaventi, e invece riesce per il momento a tenere testa agevolmente. Ora arrivano anche i doppiati, mentre David Philippers sta per essere attaccato da Michele Cervellin. Ivan Petrov che continua a essere lì davanti in terza posizione, però i tempi sul giro ce lo danno leggermente più lento rispetto nell'ultimo passaggio rispetto a David. Allora questo giro lo ha fatto a 48 David e Cervellin, lo hanno fatto a 47 Cervellin, a 48, quindi no, è riuscito a riprendere qualche decimo di vantaggio Ivan Petrov, che ha messo a frutto la sua partenza. Ed è da notare, cioè in testa una MX2, poi c'è una MX1, poi ancora MX2,
una MX1 e MX2, posizioni alternate, quindi questa pista evidentemente non favorisce la maggior cilindrata. Ma indubbiamente, anche perché come abbiamo visto prima e come le immagini ci mostrano, ci sono un sacco di curve, buche, canali, non ci sono dei grossi rettilinei dove favoriscono veramente in modo impressionante le 4 e mezzo, per cui anche l'agilità delle 2 e mezzo aiuta i piloti, e fisicamente in un tracciato così difficile e impegnativo alla lunga può giovare. Infatti adesso Cervelline si sta avvicinando minaccioso su Davide, estremo a vedere se ha la capacità, ma soprattutto le linee giuste per riuscire a superarle. Penso che le possa trovare, mentre ancora un grande recupero da parte di Simone Furlotti, che si sta trascinando dietro Morgan Lesiardo, ma c'è già il primo tentativo di attacco irriverente, tra virgolette, di Michele Cervellin. La risposta del guerriero, che sicuramente ci sarà e continuerà ad esserci fino alla fine, anche se all'esterno ci prova cambi di linee per attaccare, ma David aumenta e ci sono dei punti in cui la velocità di David è maggiore rispetto a quella di Michele, e la tecnica della sgrebbata sui salti per tenere a terra il più possibile le ruote sulle wave, direi che la velocità di due si equivale, però ora all'interno ci prova, si fa vedere, impensierisce David, niente da fare, gli chiude la porta per il momento, ma è una porta che Michele sta cercando di sfondare, in questo giro ci proverà nuovamente. Dietro c'è Davide Bonini, Matteo Bonini, mentre all'esterno ci prova il lupo, ancora all'esterno, sponda, sbaglia Monticelli, pressato, e il lupo che passa al comando. Ci ha provato Ivo, ma poi una sbavatura ha permesso al lupo di guadagnare, lottando un po' meno, è andato a guadagnare il vertice a 3 minuti dalla conclusione, quindi adesso se ne va. Beh, indubbiamente Lupino è stato intelligente, intanto ci fanno vedere le immagini, Lupino all'esterno sceglie una traiettoria molto più veloce, all'esterno è più liscia, Monticelli qui all'interno sbaglia il canale e Lupino naturalmente lo supera. Comunque stavo dicendo che Alex è stato molto intelligente, ha atteso il momento giusto propizio, ha visto che Ivo era un po' in difficoltà, l'ha attaccato agevolmente e adesso sicuramente allungherà e andrà a vincere anche questa super campione. Naturalmente noi lo diciamo sempre con le dita incrociate, però è abbastanza facile prevedere quella che sarà il resto della gara, anche se ce l'ha dimostrato in gara precedente Ivo Monticelli fino alla bandiera a scacchi, mai dire come diceva Trapattoni, mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e qui mai dire che vince finché non attraversa la bandiera a scacchi, non attraversa il traguardo. E allora andiamo con Petrov, che ha girato a 49, questa volta più veloci i suoi inseguitori, hanno guadagnato quasi 2 secondi sia David che Michele, ultimi 2 minuti che iniziano, e il Petrov è lì davanti con la maglia azzurra dell'Ottoviano Motorsport. L'attacco di Cervellin su David, tutti e due cercheranno di andare all'attacco del bulgaro, che è pochi metri là davanti con Bonini sempre in sesta posizione ma ormai lontano, così come Furlotti che si è liberato di Bertuzzo, e settimo, ottavo appunto Bertuzzo e nono. Buonissima gara oggi per Filippo Zonta in sordina, il compagno di squadra di Michele Cervellin, che però sta lavorando e sta tornando ad essere il Puma di qualche stagione fa. Sì, infatti Zonta in questo ultimo periodo sta lavorando molto bene, finalmente è uscito anche dal tunnel degli infortuni, è un periodo che non si fa più male, ma intanto Michele sta cercando di attaccare Petrov è lì e ostacolato tra virgolette da Memoli con la moto Yellow Fluola. Attacco di David, cattivo, ha messo non in difficoltà, l'ha spiazzato proprio, guardate poi come ha affrontato le wave, mamma mia, con Petrov che un attimo non ci ha capito più nulla, si è visto questo missile passare, guardate lì, ha cercato di resistere Petrov, poi la grinta, guardate lì come ha curvato l'errore poi di Petrov, e arriva anche Michele, mi sembra che sia già arrivato e abbia già superato Ivan Petrov, sì esatto, e allora lo straniero viene passato in questo caso, quindi terzo è David, quarto Michele Cervellin, quinto Ivan Petrov con Bonini probabilmente troppo lontano
per tornare sotto, visto che il tempo sta per scadere, e questo che inizia il terz'ultimo giro con David Philippers, con Lupo che ha già guadagnato 5 secondi nei confronti di Monticelli, 31 secondi più indietro ci sono Philippers, Cervellin, Petrov, e attenzione perché Matteo Bonini, noi lo vediamo come sempre nella nostra grafica personalizzata, sta recuperando ora anche sulla nelle classifiche in basso. Potete vedere che Bonini è vicinissimo a Petrov, quindi in questi ultimi tre giri il pilota della Kawasaki Bonni 36 potrà tentare di andare a guadagnare la quinta posizione. Intanto Michele Cervellin non molla, ma d'altro canto non molla assolutamente neanche David Philippers. Dopo la caduta ha saputo riprendersi in fretta ed ora cercherà naturalmente di mantenere la terza posizione. Ma indubbiamente diciamo che avere dietro Cervellin ha stimolato David a raggiungere Petrov, perché ha aumentato il ritmo quando dopo la caduta aveva perso un po' di concentrazione. Michele l'ha stimolato, infatti si sono avvicinati giro dopo giro e adesso dovrà stare attento. Comunque la grande esperienza di David giocherà a suo favore, perché Michele è un giovane arrembante, sappiamo il nostro migliore azzurro nella classe MX2, ma il nostro David ha esperienza da vendere. Esatto, allora c'è l'ultimi due giri che sono iniziati, lo vediamo in sovraimpressione con il Lupo che ha guadagnato qualcosina ancora, 6 secondi di vantaggio, ma dietro la bagarre non diminuisce di intensità. Ora ci sono i doppiati da superare, un doppiato se ne libera David, se ne è liberato probabilmente sì, infatti così anche Michele, e anche loro vanno ad iniziare gli ultimi due giri dell'Oasi del Mediterraneo per questo secondo round del campionato italiano MX1 MX2 con FX Action protagonista, con la Federazione Motociclistica Italiana anch'essa protagonista naturalmente, ma soprattutto i ragazzi del motoclub che hanno preparato come meglio non si poteva il fondo, la pista, facendoci vivere una due giorni di motocross ad altissimo livello, con David che va alla curva esterna. Attenzione all'attacco, non riesce il primo attacco da parte di Michele, respinto con determinazione naturalmente da David Philippers. Sì, infatti Michele è molto determinato e vuole tentare, come è stato fatto su di lui, ha fatto Ivo Monticelli nella seconda manche, proprio l'ultima curva l'ha superato, e qua Michele non desiste, ha il doppiato. Però sbaglia ancora una volta a seguire il doppiato, la traiettoria del doppiato. Il doppiato che ha fatto perdere qualche metro, e staremo a vedere se riuscirà a recuperare subito i metri che ha perso in queste due curve. Eh sì, perché è importante rimanere vicino, ma David sembra ne abbia approfittato, un giro e mezzo alla conclusione. Lupino tra poco sarà sul traguardo, inizierà il suo ultimo passaggio, direi che ha guadagnato abbondantemente David Philippers. Ed iniziato intanto l'ultimo giro per Ale Lupino con il Cerve, che ormai mi sa che gioco forza debba tirare i remi in barca, perché è veramente lontano David, anche lui pronto ad iniziare l'ultimo giro. Anche Monticelli è passato sul traguardo a 7 secondi, poi è ora la volta di David che arriverà, questo è l'ultimo salto che precede il rettilineo delle wave e poi il finish jump. Ormai il vantaggio direi è rassicurante per David, mentre guardavo dietro c'è Bonini che può ancora attaccare Petrov per completare il quintetto italiano al vertice, con Furlotti che ha esaurito invece le sue possibilità di recupero, anzi no, direi no, perché è passato, e infatti stavo guardando che aveva girato più veloce, e Simone Furlotti ha messo dietro Matteo Bonini, e Petrov non è lontano, e attenzione perché pur non inquadrato vi vogliamo aggiornare su Simone Furlotti, perché giustamente invece la regia inquadra il dominatore della giornata. Pole position Spark ieri, è pronto per percorrere meno di mezza pista, ha vinto in maniera perentoria e autoritaria le due manche, sta ripetendo quanto di buono aveva fatto nelle gare precedenti, con gli ultimi metri percorsi davanti a tutti, con una velocità, una grinta, una determinazione che, come abbiamo detto, gli vogliamo vedere anche nel mondiale. Domenica prossima
Arco di Trento, Gran Premio del Trentino, molti dei ragazzi in pista oggi saranno lì, ma noi vogliamo vedere un Ale Lupino vincere, non sarà facile magari vincere, ma vederlo determinato e veloce come lo è stato qui all'Oasi del Mediterraneo. Grande Ale, vincitore di 3 su 3, anzi 4 su 4, considerando la pole di ieri. E la seconda posizione per Ivo Monticelli, bravo Ivo, complimenti, finalmente anche per te una gara tutta in salita, perché i tre errori di gara 1 hanno un po' pesato sul resto della giornata, ma poi ti sei saputo riscattare. Vittoria di gara 2 MX2, secondo posto importante con un MX2 arrivare in seconda posizione da supercampione, terzo David Filippaerts, quarto abbiamo visto Michele Cervellin, nonostante il nervosismo, nonostante tutto, è riuscito ad essere lì. Poi Furlotti, che è incredibile, ci dispiace non averlo potuto inquadrare, ma naturalmente la regia deve seguire chi sta lottando, e lì davanti c'era la lotta per la vittoria e ha seguito giustamente i primi, ma Simone Furlotti ancora una volta, grande gara. Peccato perdere la tabella rossa, ma il segnale che sarà un campionato anche in questo 2017 molto divertente e spettacolare. Ma indubbiamente divertente e spettacolare, perché avremo diversi italiani che oggi abbiamo visto in questa gara che potranno dimostrare il loro valore sia nel mondiale ma anche nel campionato europeo. Io incrocio le dita perché Furlotti è in questo momento, lo vedo molto in forma, determinato, con una buona squadra e credo che abbia l'opportunità di poter lottare anche per il podio finale di questo campionato europeo, perché se lo merita. E allora sì, fonometrica, intanto allora completiamo la classifica con il grande Furlotti, come detto quinto, sesto Petrov, settimo Bonini, ottavo Zonta, bravo Filippo, così come bravo Giuseppe Tropepenolo e Alberto Forato, decima posizione, l'Esiardo, direi che è un bel gruppo di ragazzini italiani che si sta mettendo in evidenza, intanto sorridono, sono stanchi, non so Davide che racconta, però sta animando la caduta, dice sono caduto come un pesce, come un pollo, anzi pollo, mi sono tuffata a pesce ma era un pollo, va bene, però ci sta, l'importante è, vedete il volto tranquillo dei grandi protagonisti, terzo gradino del podio per David Filippaerts e Lorenzo Graziotti con i protagonisti. Vai allora. E siamo qua con David Filippaerts. Allora David, cosa stavi raccontando, che è successo? No, quando ero lì che lottavo con Monticelli e Lupino, ho preso una canala un po' troppo e mi sono piantato dentro con la testa. Anche il guerriero si è piantato? Sì, con tutti questi canali oggi era veramente facile sbagliare. E no, niente, sono contento, ho fatto una bella manche, terzo. Diciamo che non mi sto allenando come si deve, quindi va bene così. Domande da studio? No, tranquillo, vai con gli altri perché i tempi sono stretti, quindi se riesci a beccare Ivo e Lupino vai tranquillo. Intanto ci ripropongono la caduta di... gran capocciata dato, di David Filippaerts. Quindi eccolo qua con il Lupo, vai. Eccolo qua con il Lupo. Lupo, una giornata perfetta. Sì, una giornata perfetta, mi sono divertito, è stata proprio una bella gara, una bella pista, difficile come quella del mondiale, peccato che... La posizione che faccio oggi al mondiale è un po'... non l'ho mai fatta, perciò sarebbe buono farla anche una manche così, anche in una gara di mondiale, però l'allenamento c'è, ho visto che la forma fisica c'è, perciò sono contento, lavoriamo per domenica ad Arco. Appunto, a proposito di mondiale, domenica saremo tutti ad Arco a tifare anche Alessandro Lupino. Sì, spero di avere un buon passo, come ho dimostrato qua all'italiano, e venite a tifarci perché abbiamo bisogno del vostro sostegno, che in MX1 siamo rimasti solo io e Antonio, perciò abbiamo bisogno del vostro tifo. Quindi, in bocca al lupo per domenica. Lorenzo, no, digli che lui deve pensare che domenica corre un campionato italiano con la stessa grinta, quindi sicuramente farà bene. Il Riccio da studio dice devi correre domenica con la stessa grinta che corri nel campionato italiano. Lo faccio molto volentieri, Riccio, e speriamo di stare nei 10. Adesso abbiamo visto anche in Messico che la velocità nel giro c'è, però purtroppo mancano le partenze, se al mondiale non parti davanti fai fatica a recuperare. Userò la stessa grinta che ho usato oggi anche domenica ad Arco. Comunque Fanton vuol dare qualche consiglio? No, digli che non deve sperare, deve solo volere queste cose, perché dentro la sua testa le capacità le ha veramente, perché oggi ha dimostrato veramente il suo valore e domenica suonerà in pista, gli darò delle botte in testa se non fa questo. È vero. Ok, vola linea, vado a cercare Ivo Monticelli. Grazie Lorenzo, grazie a Alessandro, ed eccolo Ivo. Grande gara oggi per Ivo.
Sì, grande giornata, Ivo, hai dimostrato nella seconda manche proprio con caparbietà di volere questo italiano e dovrai giocare fino all'ultimo, ma intanto la mente passa al weekend prossimo. Sì, dai, abbiamo fatto la seconda manche che abbiamo vinto, mi sono caricato abbastanza, era tanto che non arrivavo primo, quindi sono stato molto contento. E niente, questa manche sono scattato fortissimo al cancello e in fondo alla curva ho tenuto l'interno, ho preferito staccare e tenere l'interno e niente, sono partito primo, quindi sono contento, tra i 4.50 è già un ottimo risultato. Abbiamo un po' rimediato agli errori di gara 1. Sì, dai, gara 1 era partita veramente male la giornata, che ho fatto 3 cadute, quindi non buono, diciamo, e anche il risultato non è stato buono. Però niente, ci ho creduto e l'importante è questo e dai, adesso cerchiamo di fare anche questi buoni risultati e questi un buon passo, diciamo, tenuto per tutto anche il mondiale. Allora, previsioni per Arco di Trento al di là dell'un bel sole? E speriamo niente di avere questa voglia di correre come oggi, di essere motivati come oggi, dai, che il passo c'è, se sicuramente è più difficile perché ci sono altri piloti, ma bisogna battere anche gli altri, dai, tutti. Domande, Riccio? No, lasciamola andare, anche perché incombono le premiazioni. Lo ringraziamo, in bocca al lupo anche a Ivo per domenica prossima. Intanto gli highlight di quanto è successo con l'all shot, se non vado errato, per Ivo, la caduta purtroppo per Nicola Recchia, che va a bloccare anche Davide De Bortoli, e quindi partenza più che in salita per loro, poi non sono riusciti a recuperare più di tanto. De Bortoli 14esimo, Nicola 23esimo, la caduta ancora che ci ripropone la regia degli highlights di David, e poi il confronto in questo caso tra chi inseguiva Michele Cervellin nei confronti di Bonini, con l'attacco veloce, rapido e doloroso per un pur bravo comunque assolutamente Matteo Bonini, con invece ora il momento dell'attacco deciso in questo caso per Ale Lupino, che lo abbiamo visto, come hai detto tu giustamente, bisogna volerle le cose, lui nell'italiano le vuole ed è giusto, ed è ora che le voglia anche nel mondiale. Indubbiamente, perché Alex ha dimostrato oggi veramente il suo valore, la sua determinazione, la sua velocità, cose che fino adesso nel mondiale non abbiamo visto, e io credo che questi siano gli impulsi positivi che deve crearsi dentro la testa, motivarsi, che è in grado di ottenere dei buoni risultati anche nel mondiale. Esatto, e quindi abbiamo visto anche le fasi degli attacchi andati a vuoto di Michele nei confronti di David. Ed ora il podio con i tre grandi protagonisti, e noi non possiamo far altro, io non posso far altro che ringraziare tutti, ringraziare tutto lo staff di Sport Television, tutti voi che siete stati con noi in questo pomeriggio, Michele Fanton dopo, Massimo Bartolini in prima, competenti, bravi, grazie di quanto, per quanto avete fatto oggi e per quanto fate con i vostri ragazzi. Io non posso far altro che ringraziare l'ospitalità, dell'ospitalità, tutto la Lamezia Terme, tutto il Motoclub Oasi del Mediterraneo, il gruppo molto Gross che ci ha accolto a braccia aperte e in maniera spettacolare, con la speranza di poter tornare quanto prima qua. Grazie al Tambu, grazie a Lorenzo Graziotti, e noi ci vediamo tra poco più di un mese, 13 e 14 da Montevarchi, per il terzo round campionato italiano motocross. Buon motocross a tutti, domenica prossima ad Arco. Ciao ragazzi, vi aspettiamo numerosi e un grosso saluto a tutti i telespettatori. Grazie, ciao, alla prossima.